Bentornati con il nostro approfondimento settimanale, il punto. Questa sera parliamo di eccellenze del territorio, grandi eccellenze, quelle che rappresentano il mondo del vino e il mondo dell'olio. Andiamo subito a salutare gli ospiti con cui parleremo di questi due prodotti così importanti per il territorio senese. Elena Daquanno, presidente dell'Enoteca Italiana, buonasera. Buonasera Veronica, grazie. E ovviamente abbiamo con noi, per parlare del mondo del vino e anche del mondo dell'olio, il direttore di Confagricoltura Gianluca Cavicchioli. Grazie, ben trovati. In collegamento invece vedo il presidente del consorzio del vino Brunello, che appunto ringrazio per essere con noi, Fabrizio Bindocci. Buonasera presidente. Buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Allora, tanti temi di cui parlare, soprattutto in questo periodo, un periodo appunto successivo alla vendemmia, anche alla raccolta delle olive, ma non solo, anche vicino a degli eventi importanti, ne parleremo sia per il mondo del vino che per il mondo dell'olio, però io inizierei subito parlando di come è andata questa vendemmia, quindi cosa ci possiamo aspettare da questo anno, e ne vorrei parlare intanto con il presidente del consorzio per quanto riguarda il Brunello, e poi ovviamente ne parleremo anche con il direttore di Confagricoltura. Presidente. Allora, devo dire la verità, la vendemmia a Montalcino è terminata, per qualcuno proprio fine prossima, settimana scorsa. Parlando con gli agricoltori, giustamente hanno detto che è stata un'annata difficile, anche perché è piovuto molto, si sono impegnati per quanto riguarda lo stato sanitario dei vigneti e delle uve, forti dell'annata 2023 dove la peronospora aveva fatto grossi danni. Quest'anno i nostri agricoltori non si sono fatti trovare impreparati e hanno lavorato bene. Le uve sono arrivate alla vendemmia sane, mature. È stato lavorato molto nel vigneto, facendo anche tanta vendemmia verde per alleggerire il carico delle uve. Abbiamo punte d'eccellenza, una qualità buona, e devo dire che siamo abbastanza soddisfatti. Direttore, questo per quanto riguarda il bilancio nel territorio di Montalcino, se ci allarghiamo un po' di più al territorio senese, qual è la situazione? Ma io credo che possiamo sicuramente traslare questa visione, questa esperienza di Montalcino. Credo che le ultime annate molto difficili hanno messo a dura prova, ma gli imprenditori hanno dimostrato di che pasta sono fatti, perché hanno dato fondo alle proprie capacità imprenditoriali, si sono attrezzati, e quindi è il vero imprenditore che riesce a far fronte. La qualità e la quantità viene garantita, e credo che questo sia un grosso plauso per questa nostra eccellenza. Quello che noi spesso chiediamo costantemente è che l'imprenditore deve fare impresa, e quindi ha il suo rischio di impresa, ha le idee, però ha necessità che venga messo in condizione di poter lavorare. Quindi c'è bisogno di interventi strutturali, perché nel nostro paese andiamo avanti a bonus e incentivi che non servono a niente, interventi strutturali che lo possono mettere in condizione di poter esplicitare appieno le proprie capacità. Da qui anche gli interventi sulla disponibilità di acqua per uso irriguo, da qui la necessità di poter gestire bene, per esempio, gli ungulati. Quindi sono questi aspetti che sembrano lontani, ma che vanno comunque a incidere su questi, sulla vendemmia e sulle coltivazioni. Poi ci sono altre criticità, come per esempio la carenza di manodopera, ma anche su questo aspetto qua tante sottolineature sono state fatte e tante soluzioni sono state trovate. Però sicuramente, e chiudo, ecco, una sottolineatura per questa capacità imprenditoriale spiccata che dovrebbe essere riconosciuta. Allora, capacità imprenditoriale, quindi Elena Daquanno, insomma, mi sembra la persona giusta per parlare di questo, perché insomma il progetto di Enoteca Italiana Siena è un progetto che vuole ovviamente mettere al centro il mondo del vino, le eccellenze però del nostro paese in generale. Di Siena, ecco, un progetto di cui si parla da molto tempo e che ha già fatto i suoi primi passi.
Allora, innanzitutto grazie per la domanda, grazie per il mondo imprenditoriale che io rappresento in questo momento. Allora, devo dire la verità, mi trovi molto motivata, perché sono reduce, vabbè, dalla grande stanchezza del revamping dei bastioni che sta andando avanti veloce, seppur diciamo con delle criticità che anche noi abbiamo avuto, quelle delle piogge incessanti che hanno un attimo rallentato la nostra ristrutturazione, però siamo stati presenti a due grossi eventi che ci hanno visti protagonisti nostro malgrado, perché siamo stati invitati, che è il G7 dell'agricoltura ad Ortigia, certo. E siamo stati presenti con il nostro museo, che non è ancora ripartito, invitati dalla Fondazione Mugli a Verona, insieme a tutti i musei che sono ancora, diciamo, da tanti anni in essere, che parlano della storia del vino, diciamo, dei territori, e alcuni come il prossimo museo della Fondazione Moving di Verona, in un viaggio in itinere. Quello che mi ha fatto più piacere è che la nostra progettualità collima perfettamente, cioè noi abbiamo una storia che ormai è quasi centenaria, e però il nostro progetto attualizzato non fa altro che riconfermare la bontà di quello che noi fino adesso abbiamo studiato, ripercorso, rivisto, cercato di mettere a punto. Abbiamo visto che è un fil rouge che lega tutti praticamente i musei, pur essendo noi il primo in realtà. Tanti progetti in realtà di Enoteca Italiana, adesso abbiamo parlato appunto del museo, ma ovviamente tante anche le collaborazioni che poi si dovranno creare nel tempo, quindi immagino che gli altri ospiti che abbiamo oggi qua siano tra coloro, insomma, con cui c'è la volontà, no, di collaborare, fra cui ovviamente anche i consorzi. Assolutamente sì, ci siamo incontrati più di una volta, ci siamo incontrati proprio prima anche di partecipare al bando per per i due bastioni della Fortezza Medicea. Assolutamente abbiamo trovato tanta disponibilità, tanta voglia di collaborare. Quando sono stata lì a Verona c'era anche Giuseppe Costa, quindi si è parlato anche del Museo del Brunello, il Tempio del Brunello, quindi diciamo di pensare a una futuristica rete tra i musei, sarebbe assurdo se così non fosse. Col presidente del Consorzio del Brunello ci siamo incontrati. Assolutamente le aziende hanno risposto alla nostra richiesta di poter essere presenti all'interno del nostro museo in maniera massiva, sono sincera, con tanto interesse, e quindi noi siamo assolutamente tranquilli da questo punto di vista. Presidente, visto che Elena da Quanno ha parlato proprio di questo, quanto è importante anche sapere, insomma, che c'è chi vuole investire, degli imprenditori che hanno un progetto importante a Siena, che veramente è il territorio, ovviamente senese, la provincia di Siena, un gioiello per quanto riguarda il settore. Chapeau a quelli investitori che hanno voglia di investire sul territorio a vocazione vitivinicola, e non solo, e Elena e l'Enoteca Italiana saranno, sono convinto che saranno un bel biglietto da visita per portare in giro per il mondo i brand della nostra provincia. Questi progetti vanno supportati ed aiutati a crescere, perché anche Siena ha bisogno di l'Enoteca Italiana, un domani che saranno messi a posto i bastioni, dover fare eventi di vino e non solo, un aiuto al territorio e comunque un bel aiuto anche alla denominazione, perché sono convinto sempre di più che se vogliamo vincere dobbiamo fare squadra, e l'Enoteca Italiana deve far parte della squadra per arrivare a partecipare e a vincere. Bene, quindi questo è già un passo importante, direi, visto che il Presidente ha parlato di eventi, di appuntamenti importanti, ovviamente come non chiederle il prossimo appuntamento per il mondo del Brunello, perché appunto torna Benvenuto Brunello, l'appuntamento con le anteprime delle nuove annate dal 14 al 18 novembre a Montalcino. Quest'anno tra l'altro ci saranno anche delle novità, il ritorno dei produttori, quindi insomma come si state preparando a questo appuntamento così importante per Montalcino? Appuntamento importante e complesso, perché organizzare è una macchina rodata, lubrificata, ma comunque
mettere tutto in campo è un bell'impegno. Siamo contenti, siamo andati incontro anche alle esigenze dei nostri soci produttori, che volevano anche il confronto diretto sia con i giornalisti che con gli enotecari wine lover. Siamo riusciti, tenendo conto anche degli spazi che abbiamo, però l'impegno è stato massimo. Sono convinto che l'evento riuscirà bene. Siamo stati anche fortunati quest'anno, quando si parla della piastrella da porre, siamo riusciti a convincere il regista Ferzan Özpetek, che è un regista che tutti conoscono, pluripremiato, una figura importante del nostro panorama italiano, a fare la piastrella. E questo anche sarà motivo di orgoglio per il Consiglio e per i nostri soci. Ritorniamo al discorso di il lavoro di spingere sugli eventi non solo italiani ma anche internazionali, perché nei momenti come questo, che comunque non sono facili per il mondo del vino italiano, anche se poi il Brunello fortunatamente continua a marciare nel segno positivo. Nei primi 8 mesi del 2004 abbiamo registrato un aumento di vendite di un più 5%. Questo la dice lunga sulla forza del nostro brand, anche sul lavoro, che poi è importante, perché un brand è forte quando i produttori si impegnano a fare sempre vini migliori, e i risultati li abbiamo visti e continuiamo a vederli: vini di Montalcino premiati nelle più importanti riviste, la fattoria di Argiano arrivata prima nella top 100 di Wine Spectator, l'anno scorso un'altra azienda, la fattoria di Barbi, era arrivata seconda. Questa dimostra della volontà, della capacità dei nostri produttori a fare sempre meglio, e poi il mercato premia questo. Non solo, diciamo anche che siamo stati negli anni lungimiranti, perché la denominazione Brunello di Montalcino ha 2000 ettari in produzione, che sono tali e tanti dal lontano 1997. Non abbiamo voluto aumentarli, anzi abbiamo ridotto anno dopo anno la già bassa resa, 8.000 kg per ettaro a 7.000 kg, perché vogliamo produrre di meno ma migliorare, alzare sempre l'asticella della qualità. Meno vino qualitativamente superiore uguale migliori risultati, e poi il mercato nazionale e internazionale ti premia. Qualità quindi come elemento fondamentale. Io ringrazio il presidente del consorzio del Brunello, ovviamente buon lavoro in vista dell'appuntamento molto importante con Benvenuto Brunello. Grazie per essere stato con noi questa sera e ci risentiremo sicuramente molto presto. La lascio ai suoi impegni. Grazie a voi, ai partecipanti, agli amici partecipanti, e un saluto anche a chi ci sta ascoltando. Buonasera. Grazie Presidente, grazie mille. Allora, noi invece ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi torniamo, perché parliamo di vino, ma ovviamente parleremo anche di un altro prodotto molto importante del territorio, l'olio. Torniamo a parlare di eccellenze del nostro territorio. Abbiamo raccontato un po' come sta andando questa annata per quanto riguarda il mondo del vino, e poi dell'appuntamento di Benvenuto Brunello, che tornerà appunto a metà novembre a Montalcino. Adesso continuiamo invece a parlare con i nostri ospiti di eccellenze, non solo per il vino ma anche per quanto riguarda ovviamente il mondo dell'olio. Allora, direttore, il mondo dell'olio, prima di entrare poi nell'appuntamento che avete organizzato per i primi di dicembre, che momento sta attraversando? Che anno sarà? Qual è un po', diciamo, cosa vi aspettate da questo 2024?
Ma dal punto di vista della quantità di olive rispetto agli anni passati abbiamo sicuramente una quantità più soddisfacente. Purtroppo, e non c'è un anno che va bene, la resa è molto bassa e quindi questa maggior quantità sconta questa resa molto molto bassa e questo crea un po' di problemi. In più dobbiamo mettere anche dei costi di produzione che sono lievitati rispetto agli anni passati e sappiamo bene che da un punto di vista proprio di redditività il settore dell'olio è fortemente negativo. E quindi, ripeto, speravamo, ecco, confidavamo in qualche passaggio ancora più positivo, ma l'aspetto delle rese un pochino ci sta preoccupando. Tuttavia, come sempre succede, gli imprenditori faranno fronte a questo e comunque queste criticità a questo punto croniche un po' rimangono. I prezzi? Perché poi un tema che fa molto parlare tutti gli anni è questo, no? Ma il prezzo, il problema del prezzo è che, come dicevo prima, i costi di produzione sono molto alti. E quindi di conseguenza... E quindi, ripeto, questo bilancio è negativo, rimane negativo anche nelle annate più floride, c'è questa forte criticità e quest'anno, soprattutto per quanto riguarda la parte legata alla raccolta, abbiamo visto questo forte incremento che non si può in qualche modo né compensare né in qualche modo attenuare, come dicevo prima, con le rese che sono molto basse. E quindi c'è bisogno sicuramente di un forte ripensamento, c'è necessità di forte innovazione, di interventi molto strutturali, perché questa eccellenza, questo gioiello che forse ha un po' di polvere sopra, debba essere ben lucidato, è un'opportunità di crescita di non poco conto. Elena Lapanno, il mondo dell'olio immagino che sia un altro settore a cui comunque punta Enoteca dal punto di vista delle collaborazioni, no? Perché è un progetto che ovviamente è al centro del mondo del vino, ma anche tutte le eccellenze del territorio. Certo, innanzitutto c'era già una zona dove erano ospitate naturalmente tutte le aziende produttori di olio, per noi un'eccellenza, tutto il mondo dell'agroalimentare. Naturalmente è nella nostra progettualità e sarà presente nei locali di Enoteca. Abbiamo la fortuna di avere i due bastioni, quindi abbiamo tutti gli spazi per sviluppare i settori e puntare sulle eccellenze del territorio e nazionali. C'è tanta richiesta anche di questo prodotto che secondo me rappresenta ancora uno dei prodotti di punta su cui, diciamo, su cui anche Enoteca fa molto conto, nel senso che sviluppare i due settori insieme per noi sarebbe il top, diciamo, e cosa che poi avevano già fatto i nostri predecessori. È naturale che mi rendo conto delle criticità che ci sono, come ci sono un po' in tutti i settori in questo momento, però insomma bisogna puntare sempre ad un livello importante, un livello di presenza, un livello di capillarità e un livello di punta, cosa che noi stiamo facendo sinceramente. Allora, visto che appunto è un prodotto così importante, Confagricoltura ha pensato ad un evento che si chiama Evo in Siena, che arriverà il 1° e 2 dicembre. Come nasce questo progetto, questa idea che è la prima edizione, no? Quindi è il primo anno che ci sarà questo appuntamento dedicato all'olio. Sì, precisamente. Noi era molto tempo che puntavamo a poter organizzare iniziative come questa. È il primo anno, ma vorremmo che, perlomeno il nostro intendimento è che sia un appuntamento costante, che possa avere anche un carattere non solo provinciale e regionale, ma vorremmo ambire anche a qualcosa di più, perché Siena deve ambire a questo, un momento centrale dove si parla di produzione di olio, si parla di qualità, si parla di norme, si parla di aspettative. Un evento molto istituzionale, tant'è vero in questa occasione ci sarà anche un momento di confronto con le istituzioni, ci sarà un momento di confronto con i giornalisti, con i produttori, perché il nostro prodotto, come dicevo, secondo noi ha fortissime potenzialità. C'è bisogno di incrementare la quantità, la qualità la diamo per certa, è acclarata e su questo non c'è ombra di dubbio. C'è bisogno di una forte innovazione da tutti i punti di vista e questo momento deve servire proprio, ecco, per dare entusiasmo. Sarà anche un forte richiamo alle istituzioni, c'è un piano nazionale che ancora stenta a decollare, a livello regionale c'è una fortissima attenzione, ricordiamo che in provincia di Siena abbiamo due DOP e l'IGP toscano, a livello toscano altre due DOP, quindi da quel punto di vista lì, e perché Siena, siamo centrali. Sicuramente l'attenzione va verso la peculiarità e noi abbiamo questa fortuna. Queste denominazioni devono essere rafforzate, fatte conoscere, che poi c'è un altro aspetto che prima mi sono dimenticato di evidenziare, che
Il forte impegno delle aziende deve riuscire ad arrivare al consumatore. La fortissima attenzione nella qualità che viene messa, nell'attenzione delle norme, certo che sono aspetti doverosi, però forse a livello europeo non è sempre così e comunque, a scanso di equivoci, i nostri imprenditori sono sicuramente molto avanti nell'assicurare la qualità del prodotto. Sono tutti aspetti che vogliamo evidenziare. Un'altra cosa, la trasversalità di questo prodotto unisce tanti paesi, sicuramente il Mediterraneo, tanti modi di ragionare e vorremmo, insieme alle testimonianze di autorevolissimi relatori, ecco, toccare il tema dell'arte, della cultura, della storia, perché l'olio, ripeto, ha contraddistinto tutto il nostro cammino. Innovazione e tradizione. Vedo tra l'altro dal programma di questo appuntamento che insomma sarà coinvolta un po' tutta la città, anche con dei tour, poi ci saranno delle masterclass, un convegno, quindi insomma tanti appuntamenti. Sì, è un modo, come dicevamo, di fare un qualcosa di diverso. Quindi unisce un po' anche il mondo del turismo, sicuramente, no? Sicuramente, diciamo. È un modo, si parla anche di enogastronomia, è un modo per risaltare, ho parlato di arte, di andare a toccare quei pochissimi angoli della nostra città, del nostro territorio che sono nascosti. Quindi questa necessità di evidenziare di un sistema, la città, il territorio e anche, ripeto, far vedere quello che è stato fatto e che quello che potremo fare. Molte volte, troppo spesso, magari ci dimentichiamo di quella grossissima capacità che gli imprenditori, come si diceva prima, hanno avuto e quindi ecco, sull'onda dell'entusiasmo riuscire a costruire e essere determinati e anche coraggiosi. Il coinvolgimento delle istituzioni è fondamentale, ma vince il sistema e quindi l'importante è il messaggio che deve arrivare. Noi ci confrontiamo anche in maniera molto dura, se si vuole, a livello europeo, perché la nostra agricoltura è un'agricoltura molto particolare, che non riesce a competere perché noi facciamo qualità, altri paesi fanno quantità e quindi in questo aspetto qui deve essere ben chiaro. Il prezzo, il costo, quello che viene venduto deve essere ben spiegato, di modo che poi il consumatore premierà quello che deve premiare. È a conoscenza, diciamo, no? La conoscenza è fondamentale. Elena Quanno. Una cosa, sì? Certo. Un ringraziamento al Comune di Siena perché è stato molto attento, molto vicino, molto dinamico e quindi ci fa molto molto piacere perché a noi piace molto la politica del fare e in questo caso qui la politica del fare è stata fatta. Allora, il direttore ha insomma raccontato questo evento importante, un evento appunto che vivrà a Siena per la prima volta ai primi di dicembre, che racconta il mondo dell'olio, però ovviamente appunto tutto il mondo enogastronomico, che è appunto, come dicevamo anche prima, fondamentale anche per Enoteca Italiana, no? Quindi primi passi, in cantiere il progetto, e quindi si spera il prima possibile di poter vivere il mondo di Enoteca Italiana. Allora Veronica, tu come tutti i giornalisti di Siena ci conosci da un po'. Allora, mi ricollego a quello che è stato detto poc'anzi, innovazione e tradizione. Allora, noi prima, io mi sono accorta nel corso delle tante interviste, dei tanti incontri che ho fatto, si rimarcava molto questo stop che aveva avuto Enoteca Italiana, diciamo questo triste epilogo. Adesso, grazie al fatto che noi stiamo lavorando molto sui bastioni, tutte le istituzioni, come si diceva poc'anzi, ci sono vicine, ma non solo senesi, ma regionali, nazionali. Quindi la concretezza del progetto sta andando avanti velocemente e la nostra presenza in tutta Italia a degli eventi di caratura nazionale e internazionale così importanti ha spazzato via del tutto quello che è stato il momento di stop. Cioè nessuno ci chiede più, ah ma ti ricordi perché, come mai è successa questa cosa, tu che idea ti sei fatta, eccetera, eccetera, ma si parla di presente e di futuro. Questo per noi è fondamentale, perché pensa che noi dovevamo dare delle risposte su una storia che per noi era comunque una storia purtroppo brutta da raccontare e che volevamo dimenticare. Invece adesso, grazie alla nostra presenza, a questi eventi, alla nostra presenza, a tanti, manifestazioni di carattere nazionale, la gente ormai è quasi convinta che noi siamo già aperti. Cioè io quando sono andata a questa manifestazione a Verona mi hanno chiesto la prima cosa: quando possiamo venire a visitare il museo? Speriamo molto presto. Speriamo molto presto, e per noi questo vuol dire tantissimo, perché vuol dire che siamo stati innanzitutto Siena, la Toscana e noi, devo dire la verità, così bravi da riuscire a cancellare velocemente un momento triste.
Bene, questa situazione. Speriamo di poter vivere proprio i bastioni il prima possibile. Ringrazio la Presidente Elena Daquando di Enoteca Italiana Siena, ringrazio il Direttore di Confagricoltura Gianluca Cavicchioli. Insomma, ci vedremo sicuramente all'appuntamento dei primi di dicembre con il mondo dell'olio. Grazie per essere stati con noi in questo approfondimento dedicato alle eccellenze del territorio e noi torniamo la prossima settimana con i nostri approfondimenti settimanali. Grazie e buon proseguimento di serata.